Lavastese a Genzano per proseguire la rimonta in classifica contro una Cinzia Albalonga pronta a riscattare la debacle interna nel recupero contro il Campobasso. Nel 4-3-3 di partenza dei padroni di casa non c'è Spano, al suo posto Cardillo. A centrocampo out Angelilli sulla mediana, retrocede Panaioli vista la squalifica di Di Cairano. Da Dario ex della gara disegna un 4-2-3-1 con Mamona la prima da titolare a sostegno dell'unica punta Martinez. Indisponibili Sorgente e Martiniello. La formazione biancorossa parte subito con il piglio giusto già al decimo quando Obodo da calcio piazzato chiama la parata in tuffo Maddalena. Tre minuti e Martinez approfitta di una verticalizzazione di Di Prisco, ma l'attaccante argentino davanti a Maddalena prova un timido cucchiaio parato. La Cinzia alla prima occasione sblocca la gara. Dal limite dell'area di rigore Oggiano con il mancino stoppa la sfera e disegna un rasoterra imprendibile per Di Rienzo. La Vastese non si scompone, a metà primo tempo ha due occasioni per pareggiare, ma le conclusioni di Martinez prima e poi di Mamona vengono rispedite al mittente. La Cinzia, che sembra pagare le fatiche del recupero di quattro giorni fa, va avanti affolate come al 25esimo, quando da calcio piazzato il mancino di Cardella colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Questa volta però si ribaltano i ruoli e a pareggiare sono gli ospiti. Dalla destra cioccolatino di Diarra per Martinez, che si stacca dalla marcatura del difensore con un tiro a volo punisce Maddalena sul primo palo. La formazione abruzzese ha l'occasione di ribaltare il parziale un minuto dopo, ma il bolide di Obodo dalla distanza fa tremare la traversa, Maddalena battuto. La ripresa riparte sulla falsa riga di come si era chiusa la prima frazione. Per il primo tiro in porta bisogna aspettare il decimo con Van Ransbeck, che da calcio piazzato chiama la battuta dal limite Oggiano, ma il suo mancino è altissimo. Nella ripresa per la prima volta Lavastese si fa vedere solo al 20esimo, quando Le Noci, dopo essersi accentrato, conclude male con il mancino. Gli aragonesi scendono di intensità, allora D'Addario usufruisce di un triplo cambio e manda in campo Solimeno, Meola e Franzese in luogo di Le Noci, Diarra e Martinez. Poco prima della mezz'ora è Oggiano a provare l'azione personale, ma la sua conclusione finisce alla sinistra di Di Rienzo. Alla mezz'ora la Cinzia resta in 10. Fallo di reazione di Gagliardini su Meola, ma pesa qui l'errore del direttore di gara che ferma Lavastese in campo aperto. Dalla punizione che ne segue sbuca in mezzo all'area Mamona, che chiama il miracolo Maddalena. Lavastese con l'uomo in più ci crede ed è il migliore in campo Bodo a suonare la carica, ma il suo tiro dalla distanza finisce lontano dalla specchio della porta. Prima del fischio finale tenta l'Eurogol Carruolo, che da centrocampo prova a sorprendere Di Rienzo fuori dai pali, ma la sfera finisce fuori. Si tornerà subito in campo mercoledì per il turno infrasettimanale con Lavastese, che ospiterà all'Aragona il Tolentino. Mister D'Addario, peccato, perché comunque nel primo tempo avete imposto per larghi tratti il vostro gioco, avete sfiorato anche il gol e poi quando siete rimasti in superiorità numerica non siete stati capaci anche di sfruttare quell'occasione, anche la bravura del portiere. Sì, la realtà è che veniamo, questa è, non ricordo neanche che partita è, in 20 giorni e quindi dovevi accelerare e anche fisicamente abbiamo fatto tre cambi, però non tutti avevano le gambe con un campo anche pesante e contro una squadra di grandissimo spessore, e quindi secondo me potevamo fare meglio, potevamo fare qualcosa in più, c'è da recriminare qualcosa, però i ragazzi hanno dato tutto e quindi quando c'è questo c'è il rammarico, sì, però c'è anche la serietà e l'onestà professionale di aver dato il massimo. Di volta in volta possiamo cambiare, noi siamo legati al 2002, quando il 2002 ci obbliga a determinate scelte ci dobbiamo adeguare poi con gli altri. Ecco, si aspettava di fare questo tipo di partita, l'aveva preparata così? Ma diciamo che loro sono forti, quindi noi dovevamo venire qui a non difenderci, cercare di fare qualcosa di propositivo. In parte ci siamo riusciti, in parte no, però ripeto, la stanchezza ci ha tolto anche quella lucidità che poi sottoporta nell'ultima parte potevamo essere più lucidi e determinati. Si parla di episodi, si riferisce anche all'espulsione che il direttore di gara non vi ha lasciato andare in avanti in campo aperto. Capita anche questo, purtroppo ci dobbiamo adeguare a tutto e dobbiamo essere bravi a fare, era uno contro uno, stavamo in porta, poi ha fermato il gioco, poteva continuare l'azione e poi espellerlo, però non è successo, è inutile stare lì a recriminare.